Ragazzuoli belli, bentornati sul canale sempre dal vostro capo. Oggi vi propongo un mazzettino molto molto interessante, per il semplice motivo che la carta principale di questo mazzo è una carta che ho sottovalutato tantissimo sin dalla sua uscita, ma l'ho rivalutata tantissimo, raga. Infatti è già uscito un video inerente con questa carta, ve lo lascio sempre qui nelle schede. E prima di farvi vedere il mazzettino, io, raga, ci tengo veramente a ringraziarvi per tutto il supporto che mi state dando, non solo con i like e con le iscrizioni, ma soprattutto con i commenti, raga. Cioè, commenti favolosi sto ricevendo. Cioè, a me fa veramente piacere questa cosa. Mi fa piacere che riesca in qualche modo a distrarvi dai problemi che ci affliggono in tutti i giorni e che magari riusciamo a farci due risate insieme. Perfetto, super cazzola fatta, mazzettino. Allora, che cosa abbiamo qui? Allora, sicuramente, raga, la carta principale di cui giustamente c'è scritto sicuramente nel titolo è questa qui, no? Il cavaliere. Il cavaliere che la scorsa volta l'avevamo utilizzato con un'ela, se non ricordo male. Allora, il funzionamento è quasi simile, anche perché vi spiego. Il mazzo questa volta, raga, secondo me è molto più complicato per il semplice fatto che ci affideremo al grande Ghost Rider. Ghost Rider che ha una variante spettacolare, tra l'altro. Quello era del Dion Pass, questo, mi sembra, raga, vero? Quindi tramite il suo effetto rispetto ad Ela andiamo a rianimare solamente una carta, raga. Quindi metti una location che ci va male, metti che Blade e Lady Sif scartano quello che ci interessa di meno, diventa un po' tutto complicato. Però secondo me gira, cioè ci ho fatto 2-3 game e mi sto divertendo un botto con sto deck, sperando che non bricchi proprio quando registro il video, no? E ovviamente, per renderci tutto più semplice, abbiamo Zabu per scontare le nostre carte al costo 4, Magic per andare a un turno in più, Enchantress e Shang-Chi servono sempre, Sera per far scontare ovviamente tutte le nostre carte. Quindi sarebbe la combo cavaliere con Blade e Lady Sif a seguire. Scartiamo una delle nostre tre carte più potenti, abbiamo Ghost Rider, ce la riprendiamo, la spada d'ebono, facciamo un botto di punti. Se non avete Scar, raga, io già ho pronta la soluzione per voi, anche perché potete mettere benissimo la Miss Marvel che si sposa, che è un piacere. Pronti, subito Palazzo Bianco con Shulk che ci ha settato, molto buona questa cosa, eh. Quindi ragazzi, un altro Evo. No, non è un altro Evo. Vabbè, Lady Sif e Ghost Rider, raga. Subito, subito la combo. Lo sai che mi ha fatto un grosso piacere questa cosa mi ha fatto veramente un grosso piacere, ragazzi, sì. Vabbè. Vabbè. La Shulk va bene, sì. Cioè, non la butto la Shulk. Nel senso, io non la butto la Shulk. Però, insomma... Gicaiera Nebula. Ok, noi ci abbiamo Sera da giocare adesso. Possiamo giocare o Sera oppure skippiamo per fare infinato. Metti che becchiamo... Buono il Lich adesso, molto buono il Lich adesso. E bello infinato, potevamo giocare però Sera, eh. A sto punto la potevamo giocare Sera. A saperlo prima. Infinato, va bene. Lo giocherà adesso. E noi che ci inventiamo? Facciamo intanto un po' di punti qui, così che lui non possa giocarci la Shulk qua. Cioè, così che la Shulk è inutile. Cioè, lui si salva solamente facendo infinauta. E dalle altre parti, se fa la Shulk, è un pochino andato. Andiamo a 17... 16, 18. Esatto. Raga, soltanto infinauta con la Shulk non va da nessuna parte, ragazzo. Vediamo come vince. Come tre carte? Proprio a Shulk? Impazzisco. Beh, vinciamo lo stesso. Ma fortunatamente che gli ho fatto quel cavaliere lì. Sudato come primo game. Sanctum Sanctorum. E olè. Già, se c'ha un Jeff, abbiamo perso in una maniera assurda, perché non abbiamo carte che possono fare. Ok, allora sicuramente io vorrei fargli Zabu qui, Però secondo me skippa il turno, raga. Ma skippa in una maniera assurda. Facciamo lo Zabu qui. Esatto. Esatto, va bene. Va bene così, abbiamo Lady Sif da fare subito. C'abbiamo anche la combo, raga. Abbiamo anche la combo, io uno snappettino glielo farei. Per forza. Daredevil via, va bene. Peccato che me l'hai dato soltanto adesso. Io lo posso fare, sì, certo. Certo te lo posso fare, perfetto. Perfetto. E metti che ci capita Blade e Magneto in questi due turni che ci rimangono. Sarebbe male come idea. Ovviamente se ne va Ghost Rider. Ovviamente se ne andrà Ghost Rider su quella location. Però mettiamo un infinauto mostruoso.
Captain Marvel. E la cap. La cap è un problema, la cap. È un problema la cap, raga. È un problema la cap, raga. È un problema gigante. Il problema è, ce l'avrà Shang-Chi in questo mazzo? Anche perché non ho capito che mazzo è, visto che gioco solamente la Sunspot e la cap. Ho detto la Sunspot. Bene. Passerei, raga. Passerei, non sono convinto di sta cosa. Lui si cluga? Ok, cioè si cluga, non è vero, perché c'è la Jubilee. Non è vero mai. Non è vero mai. Magneto. A noi ci interessa Magneto, sì, a voglia ci interessa Magneto. Ci interessa farlo qui a Magneto. Gli spostiamo anche la cap, si distrugge la Chavez. Il problema è se c'ha Shang-Chi lui, raga. Cioè, se c'ha Shang-Chi noi abbiamo perso, perché la cap gli va, gli andrà su... su Sanctum Sanctorum. Il problema è questo, non posso neanche giocargli qualcosa lì. Doctor Doom. Bello, vinta. Molto vinta, molto vinta. È già due game messi in saccoccia, rapida e indolore. Spingere, raga. Spingere, ovviamente skippiamo il turno 1, ma mi fai un attimino rendere partecipe al cavaliere di questa cosa? Ovviamente no, Mantis. Peccato che non possiamo fare niente al riguardo, perché costretto non ce l'abbiamo, quindi tutta la nostra combo andrà a farsi fottere. Magic. Facciamo Magic. Kyera. Vabbè, abbiamo Enchantress pur volendo, eh. Abbiamo Enchantress su questa cosa. E ci abbracciamo su questa cosa. Il problema è... Digi Clock, Digi Shocker, carte inutili. Vabbè, rapido e indolore. Enchantress su Kyera. Godo. Cioè, non ho altre parole da aggiungere che non godere di questa cosa. Lui ha fatto wave perché? Perché che c'ha di grosso? Avrà blob, sto ragazzo. Io nasconderei Scar, ma... oppure anche che ci abbia Lyot. Beh, giochiamo Scar qui intanto con calma. Dici Magneto. Ok. Va bene. Va bene questa cosa. E noi lì... cominciamo? Oddio, io farei Valkyria qui, raga. Aspetta, fammela ragionare. Ok, Taskmaster. Farei Valkyria qui. E gli Harrier così. Buffo. Poi posso dire di giocare... una delle carte più grosse che ho è la Lady Sif. Costa 3... e Nick Fury. E vinciamo la partita. Cioè vinciamo un parolone. Però mi sembra che è l'unica cosa che possiamo fare in questa maniera. 3, 6, 9. Lui fa 9. Bella sta cosa. Molto bella sta cosa, eh. Molto bella questa cosa. La Valkyria. Cioè, ma guarda come gliel'abbiamo risolta. Clinter. Insomma, non mi piace come location il mazzo che ci abbiamo. Va bene Zabu subito. Bello. Però, raga, dov'è il cavaliere? Ma noi Raptor, frate, che me li voglio i Raptor. Insomma, facciamo Zabu a destra. Scontiamo. Toglierei coso, Clinter. Posso dire. Camartage, buono. Buono Camartage. Però, insomma... non è che dobbiamo scartare più di qualche carta. Cioè una ci basta noi per scartarla. Facciamo Magic, vediamo. E cosa possiamo giocare il turno 4, visto che non c'è da nulla interessare. Frate, ma che cazzo dici? È un disastro il Goblin, raga. È un disastro per il semplice fatto che devo giocargli per forza una carta pesante. Ghost Rider rifà una sega. Infatti farei Blade Ghost Rider. Farei Blade Ghost Rider per il semplice fatto che... da che mi scarta Magneto? È ottimo, però. Insomma. Che gli invento io sto ragazzo? Che già con quel Goblin è messo veramente bene. Cioè, che mi giochi tu? Sentry. Ok, frate. Va bene che mi hai giocato Sentry. Va benissimo questa cosa. Ma... devo aspettarmi una Nihilus, no? Forza devo colgarmi, raga. Cioè a lui gli basta uno Shang. Qui. E altrimenti potrei benissimo fare così. E... così. E mi lascerei lo Shang per dopo. Teoricamente. Ma mi sa come faccio ora. Metti che si... che me cluga con lo Goblin. Sì. Ok. Perfetto. Via.
Ok. Il problema è uno. Che me giochi tu adesso? Io ti faccio Scar, eh? E mi giocherà lo Goblin. E che cosa mi può smontare la partita a me? Nessuno, perché le Sif Enchantress soltanto loro le posso giocare. Che mi danno un po' di punti in più. Ma il game è veramente male. Ma male male. E raga, il junk a sto mazzo lo devasta completamente. Metti che c'è lo Goblin adesso. Finita. Wave. Dici wave e può giocare solamente una carta. E blob. Però c'è solamente due carte nel mazzo, pur volendo che ha blob, eh. Solamente due carte nel mazzo, con calma. Meglio fare sera. C'è anche se c'ha blob, che boh, è la carta che mi immagino vedendo Electro Wave. Non lo so, frate, stupiscimi, ti prego. Se me batti te lo sei meritato. No. Comunque, raga, al di là del fatto che non ha girato per niente dalla nostra oggi, ma proprio per niente, cioè cose allucinanti, però alla fine abbiamo avuto comunque ottimi risultati, quindi raga, provatelo. Poi in caso fatemelo sapere nei commenti se vi piace, se vi fa schifo, insomma, quello che ne pensate di sto mazzo. E anche per oggi abbiamo dato, raga. Io vi ricordo, come sempre, che noi ci vediamo domani, sempre con un nuovissimo video. Vi ricordo il solito like, il commentino, l'iscrizione e attivare la campanellina, raga, perché è importante. A domani, ciao.